Buongiorno a tutti e benvenuti alla sessione 7 di questo evento. In questa sessione cercheremo di tracciare un profilo demografico e socio-economico della regione Campania e della regione Basilicata, attraverso i risultati delle prime due edizioni del censimento permanente della popolazione, anni 2018-2019. Come sappiamo, come ci è stato detto anche nella sessione plenaria, il censimento ha cambiato veste. Non è più un'indagine decennale, ma è un'indagine che viene svolta con cadenza annuale. Non è più esaustiva, ma si basa su una combinazione di indagini campionarie e di utilizzo di dati di fonte amministrativa, trattati statisticamente. E questo al fine di fornire al Paese ogni anno un'informazione con un dettaglio territoriale molto fine, utile per la governance del territorio. In apertura il Capo Dipartimento infatti ha parlato del censimento come di uno strumento a disposizione del territorio, sottolineando lo stretto legame che deve esistere tra la governance del territorio e l'informazione statistica, quindi le politiche di sviluppo del territorio e l'informazione statistica. Alla base di un buon governo, infatti, ci deve essere la capacità di prendere delle decisioni sulla scorta dell'esatta conoscenza di quello che avviene nel territorio. Io voglio ricordare delle parole nel famoso libro di Einaudi del 1959, famoso saggio Prediche inutili, in cui Einaudi diceva che per deliberare bisogna conoscere la realtà sulla quale si interviene. Dicevo 1959, affermazione quanto mai attualissima. E queste informazioni, le informazioni sono necessarie sia in fase ex ante per declinare le politiche sociali e quindi per i policy maker territoriali, ma anche in itinere ed ex post. Questo perché? Perché gli interventi, ad esempio, gli interventi di programmazione dei fondi strutturali, di cui ha parlato anche il capo dipartimento all'inizio, impongono una valutazione lungo tutto l'arco del processo per garantire un'efficace misurazione di quelli che sono i progressi delle politiche e dei passi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. E di ciò in parte ne parlerà il dottore Cariello nella presentazione dei dati sulle aree interne. Abbiamo a disposizione un'ora e mezza circa per presentarvi due regioni profondamente diverse tra di loro. La Campania, che con i suoi 5 milioni e 700 mila abitanti rappresenta una delle cinque regioni più densamente popolate, più popolose d'Italia, e la Basilicata, invece, che con i suoi 53 mila abitanti dal punto di vista demografico pari alla metà del comune di Napoli, che da solo conta 1 milione di abitanti. E ancora la Campania è la regione più giovane d'Italia, 42 anni, età media, mentre la Basilicata è mediamente più anziana di circa 3 anni. La Basilicata ha un'età media di 45,7 anni, superiore alla media nazionale. Di questo ce ne parlerà il dottore Cinquegrana e di altro nel suo intervento. Come vedremo poi invece nell'intervento della dottoressa Carucci, la Basilicata però rispetto alla Campania presenta anche degli aspetti positivi. Innanzitutto ha un tasso di disoccupazione più basso, ha un tasso di occupazione più alto, un tasso di attività più alto. Passeremo poi all'analisi dei dati comunali con il dottore Cariello e all'analisi delle aree interne, che questa analisi delle aree interne, l'utilità, cioè i fascicoli regionali che i dati che oggi presenteremo, hanno consentito anche una lettura del dato censuario che va oltre quelle che sono le ripartizioni amministrative, che va alle ripartizioni funzionali, quali possono essere le aree interne. Bene, questa lettura per delle aree interne che ci farà il dottore Cariello, che cosa ci ha consentito di vedere? Intanto che c'è una profonda diversità tra i centri e aree interne. Ad esempio in Campania si contano 283 centri su un totale di 550 comuni. In Campania, in Basilicata, ne contiamo 5 su 131 comuni. E dell'importanza invece, e diciamo di questo ne parlerà il dottore Cariello, dell'importanza invece dell'utilizzo dei dati censuari a fini amministrativi, a fini di governance del territorio, ne parlerà il dottor Meola, segretario generale della città metropolitana di Napoli. E ci tengo particolarmente a ringraziare a nome mio personale dell'istituto il dottor Meola, non solo per aver accettato l'invito a partecipare a questo evento in qualità di relatore, ma anche per la continua attività e testimonianza dell'utilizzo dei dati statistici a fini di governance, e quindi possiamo veramente brandire una buona pratica utilizzo dei dati per le politiche di sviluppo del territorio. E
E infine ringrazio tutti voi che avete partecipato e che parteciperete a questa nostra sessione. Allora, io auguro a tutti buon lavoro e passo la parola al dottore Cinquegrana per l'intervento su caratteristiche strutturali della popolazione residente per sesso, età e cittadinanza. Buongiorno a tutti, un ringraziamento ad Antonella per avermi dato la parola, ma soprattutto per avermi offerto l'opportunità di essere qui in qualità di relatore. Il mio intervento è sulle caratteristiche strutturali della popolazione residente, sesso, età e cittadinanza in Campania e Basilicata. Io sono Giuseppe Cinquegrana e sono un ricercatore presso l'Ufficio Territoriale per la Campania e la Basilicata. Partiremo dall'evoluzione della popolazione residente, illustrando la dinamica dal censimento del 1951 fino agli ultimi dati censuari del 2019. Un'attenzione sarà data poi dopo alla presenza della popolazione straniera nelle due regioni, sempre in Campania e Basilicata, e alla fine la presentazione sarà conclusa da un accenno su alcune curiosità di particolari caratteristiche di alcuni comuni della Campania. Vedremo il comune più piccolo, il più grande, quello più giovane per età ed altre caratteristiche ancora. Do qui una sintesi delle slide. La prima slide è sulla popolazione residente ai censimenti dal 1951 al 2019 in Campania, Basilicata e Italia, perché appunto vedremo un confronto non soltanto con le regioni ma anche con l'Italia. La seconda è vedremo la popolazione per provincia nelle due regioni, poi vedremo il confronto sulla piramide della popolazione residente per età e sesso, come aveva prima accennato Antonella, ma anche il capo dipartimento in precedenza nella sessione Kelly, il professor Kelly nella sessione plenaria. Poi vedremo anche qui degli indicatori di struttura della popolazione, ci soffermeremo poi sull'incidenza della popolazione straniera residente per sesso e comune e vedremo anche la popolazione residente per area geografica di provenienza e per genere e poi alla fine le curiosità sulle caratteristiche dei comuni, come si evince dal censimento 2019. La prima slide appunto è sulla dinamica della popolazione. Concentriamoci sulla slide a sinistra, vediamo che la popolazione della Campania, residente in Campania, cresce sempre dal 1951, è quella linea tratteggiata con i puntini, mentre invece i rettangoli sono le variazioni in rosso per percentuali per l'Italia, e sono appunto dal 1961, e in grigio quelli per la Campania. Il picco per la Campania si raggiunge nel 2011 con 5.760.810 unità residenti nella regione. Poi dal 2011 in poi inizia un po' a decrescere la popolazione, meno 0,7% nel 2018 rispetto al 2011 e meno 5% nel 2019 rispetto al 2018, raggiungendo i 5.712.143 unità. La tendenza per la Basilicata invece è differente, il picco si raggiunge nel 1961 e la popolazione continuamente si riduce, c'è una stabilizzazione a cavallo degli anni 80 e passiamo dai 644.000 unità residenti del 1961 a 553.000 unità nel 2019. In particolare la variazione percentuale è di riduzione del 9,5% tra il 2019 e il 2011. Quindi negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, il fenomeno di riduzione della popolazione si è accentuato. Era iniziato nel 1961, c'era stato un fenomeno di stabilizzazione, però adesso invece si è accentuato. Vediamo ora la distribuzione della popolazione residente per provincia. In Campania la provincia dove è concentrata la buona parte della popolazione, in particolare il 53,1% circa, è la città metropolitana di Napoli, con 3.034.410 unità. In
tutte le province c'è una riduzione di popolazione a partire dal 2011 fino al 2019, ad eccezione della provincia di Caserta, dove invece c'è un aumento dell'1,2%. La riduzione è anche nelle province della Basilicata, Matera del meno 3,% rispetto al 2011, nell'anno 2019, e Potenza del meno 6,6%. Si sottolinea poi qui che Potenza ha all'incirca il 64,8% di popolazione della regione, 358.401 abitanti. Veniamo ora alla descrizione della piramide per età. Qui c'è la piramide per la Campania, a sinistra, al centro la Basilicata e a destra l'Italia. Partendo, il confronto lo facciamo appunto Campania rispetto all'Italia e Basilicata rispetto all'Italia. La Campania presenta una struttura della popolazione per età sensibilmente più giovane di quella italiana, con una diversa forma della piramide dell'età. In particolare, sottolineo, come è stato anche in precedenza detto, che l'età media è di 42,5 anni contro i 45,2 dell'Italia. Inoltre, sottolineo che nella piramide si possono vedere sia i dati del 2019, sono in grigio, sono i rettangoli in grigio, sia per classi di età, sia i dati del 2011 sono i rettangoli in bianco con i contorni in rosso. Sia per la Campania che per la Basilicata c'è una decrescita della presenza nelle classi sotto i 50 anni rispetto al 2011, quindi i dati del censimento 2019 segnalano questa riduzione di popolazione in queste fasce di età, mentre invece vi è un aumento di popolazione nella fascia di età oltre i 65 anni in entrambe le regioni rispetto all'Italia. In particolare possiamo dire che crescono tanto i grandi anziani, in Basilicata del 34,1%, i grandi anziani sono quelli con più di 85 anni, rispetto alla crescita dell'Italia del 29,4%. La crescita c'è anche in Campania, ed è superiore alla crescita nazionale del 32,5%. Quindi c'è un progressivo invecchiamento della popolazione. Nella Basilicata è un fenomeno che è iniziato da decenni, mentre invece anche negli ultimi anni il fenomeno sta prendendo piede anche in Campania, nonostante sia la regione più giovane d'Italia per età media. Vediamo ora qui degli indicatori di struttura della popolazione che fanno cogliere meglio anche questo fenomeno dell'invecchiamento. Osserviamo prima il rapporto di mascolinità, che sarebbe il rapporto tra la popolazione residente maschile e quella femminile. Vediamo che sia la Basilicata che la Campania nel 2011 sono su valori superiori a quello nazionale, che era 93,7, in Campania 94,1, in Basilicata 95,8. Al 2019 Italia e Campania sono pressoché sullo stesso livello, 95 in Campania e 95,1 in Campania e 95 in Italia, mentre invece è superiore il valore per la Basilicata, 96,8. L'età media l'abbiamo già confrontata in precedenza e progressivamente rispetto al 2011 è aumentata in tutte e tre le aree, è passata dall'Italia dal 43,3 al 45,2 nel 2019, per la Basilicata da 43,2 a 45,7 e per la Campania da 40,1 a 42,5. Quindi la popolazione, l'età media della popolazione sta aumentando. Veniamo adesso ad indicatori riguardanti appunto proprio l'invecchiamento. Segnalo il primo, l'indice di vecchiaia, che è il rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione tra 0 e 14 anni. In Italia il valore del 2011 era 148,8, la Basilicata era su un livello superiore con 154,1, mentre invece la Campania aveva un livello molto più inferiore rispetto all'Italia di 101,9.
Le differenze si sono mantenute, però i livelli sono aumentati. In particolare la Basilicata nel 2019 presenta un indicatore pari a 200,8 rispetto al livello dell'Italia di 179,4. La Campania è sempre sul livello più basso rispetto alle altre due aree, però è cresciuta anch'essa del 135,1. Lo stesso si può dire per l'indice di dipendenza degli anziani, che sarebbe il rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e la popolazione tra i 15 e i 64 anni. Nel 2011 l'Italia era 120,7, la Basilicata 113 e la Campania 102. Nel 2019 rispettivamente la Campania è aumentata a 119, ma è nettamente inferiore rispetto a quelli agli indicatori dell'Italia 140,7 e della Basilicata 103,3. Scusate, ho parlato direttamente degli indici della struttura della popolazione attiva, che invece sono il rapporto tra popolazione oltre 65 anni e la popolazione appunto attiva tra 15 e 64 anni. E questo indicatore segnala appunto la partecipazione appunto alla popolazione attiva, e anche qui vediamo un divario della Campania rispetto all'Italia e alla Basilicata, mentre invece l'indice di dipendenza degli anziani è cresciuto anche questo, e per l'Italia nel 2019 è 36,4 ed è pressoché uguale alla Basilicata, 200, nel 2019 pari a 36,3, mentre invece per la Campania è 28,9. Comunque da questi indicatori di struttura possiamo effettuare la riflessione e l'osservazione che c'è un progressivo invecchiamento della popolazione, sia a livello nazionale, ma anche in Basilicata e anche in Campania, solo che la Campania si è mossa da un livello più basso rispetto a quello della Basilicata, però il fenomeno c'è. Vediamo ora l'incidenza della popolazione straniera per regione. Allora, in queste linee è indicata appunto l'incidenza della popolazione per le tre aree, la Campania, l'Italia e la Basilicata. La popolazione in Campania nel 2019 straniera è di 250.791 unità ed incide per il 4,5% sulla popolazione totale, più basso rispetto al dato nazionale dell'8,4%, però è cresciuto rispetto al 2011 quando era del 2,6%. Una crescita simile si è avuta anche in Basilicata, si è passati dal 2,2% rilevato nel 2011 di incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente a un 4,1%. Le unità presenti in Basilicata straniere al 2019 nella popolazione residente sono 22.569. Dal grafico comunque si desume che anche per genere, per i maschi e per le femmine, rispetto ai pallini rossi che indicano l'incidenza del dato nazionale, sia per la Campania che per la Basilicata, che sono quasi sullo stesso livello, siamo molto più bassi, sia per le maschi che per quanto riguarda le femmine. Veniamo ora a vedere invece la distribuzione dell'incidenza della popolazione straniera per comuni. In scuro sono in effetti le aree dove l'incidenza è maggiore, in particolare le aree più scure hanno un'incidenza tra il 5,6 e il 16,5% rispetto alla popolazione residente. E vediamo che i comuni del Casertano, in particolare quelli sul litorale costiero e anche il litorale della provincia di Salerno, non la parte della penisola amalfitana, da Salerno verso il Cilento, c'è una elevata incidenza della popolazione straniera. Nel cartogramma invece riferito alla Basilicata, vediamo che i comuni che evidenziano la maggiore incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente nel 2019 sono sul litorale ionico e qualcuno anche verso il confine con la Puglia.
Vediamo invece adesso una tabella in cui si presentano le evidenze della presenza della popolazione straniera in termini di area geografica di cittadinanza. Partiamo prima dagli stranieri europei. Vediamo che nel 2019 ci sono 120.600 unità in Campania, che rappresentano il 47,3% del totale degli stranieri, che abbiamo già detto prima sono 254.791. Rispetto al dato nazionale questo è un po' più basso, perché il dato nazionale è del 49,6%. Invece in Basilicata il dato assoluto ovviamente è più basso, 13.348 degli europei, però il dato in percentuale è del 59,1%. La distribuzione in particolare sono stranieri provenienti da paesi dell'Unione Europea, infatti è il 25% provenienti dall'Unione Europea in Campania. E la percentuale aumenta ancora di più in Basilicata, il 45,3% sempre dall'Unione Europea. Veniamo ora a un confronto sugli stranieri provenienti dall'Africa. Il dato nazionale è pari al 22%, mentre invece per quanto riguarda la Campania siamo sul livello superiore, 23,7%, e anche per la Basilicata 24,2%, 60.343 per la Campania e 5.461 per unità per la Basilicata. C'è una prevalenza, però non è netta, delle provenienze dall'Africa settentrionale, 30.154 in Campania e 2.569 unità per la Basilicata. Il dato nazionale per quanto riguarda i cittadini stranieri provenienti dall'Asia è pari al 21% sul complesso degli stranieri. Per la Campania è il 24,6%, quindi è maggiore, mentre invece è inferiore per la Basilicata, pari al 13,4%. In Campania la maggior parte della provenienza è dall'Asia centro-meridionale, pari al 17,1%. Anche in Basilicata, però, è un dato un po' più basso, al 7,6%. Veniamo ora agli stranieri provenienti dall'America. Mentre il dato nazionale è pari al 7,3% sul totale della popolazione straniera, in Campania e in Basilicata le percentuali sono inferiori, sono pari al 4,4% in Campania e al 3,2% in Basilicata. Andando a vedere poi dopo i dati sulle donne, mi soffermo in particolare sul dato per gli europei. E in Campania il 66,3% della presenza di stranieri europei è femminile. Il dato si abbassa un po' per la Basilicata, il 60,6%. Le donne, mentre invece le donne per i paesi africani sono per la Campania il 27,4%, per la Basilicata il 24,2%. Il 28,2%, scusate. Per l'Asia, invece, le donne sono il 38,9% in Campania e il 35,7% in Asia. A favore della Campania, poi, della Basilicata, scusate, la percentuale di donne provenienti dall'America, 72,9%, mentre invece in Campania è 68,7%. Veniamo ora a dare una visione di alcune caratteristiche, alcune particolari, alcune curiosità sui comuni in Campania. Partiamo
partiamo dal comune più piccolo, quello con meno residenti, col censimento del 2019, e Valle dell'Angelo in provincia di Salerno, con 224 residenti, mentre invece il comune più grande, questo è facile, è Napoli, con 900, esattamente con 948.850 unità. Il comune più giovane in Campania è Orta di Etella, quello con l'età media più bassa, ed è con 35,3 anni, mentre invece quello con l'età più alta è Castelvetere in Val Fortore, in provincia di Benevento, con 156,4 anni. Il comune con rapporto di mascolinità più basso è Cuccalo Vetere, in provincia di Salerno, con 81,1%, mentre invece quello con rapporto di mascolinità più alto è Sant'Angelo a Scala, con 130,3%. Il comune che ha avuto invece il maggiore incremento della popolazione rispetto al 2011 è Gricignano di Aversa, col 18,6%, mentre invece quello che ha avuto il maggior decremento, sempre rispetto al 2011, è Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno, con meno 24,1%. Mentre il maggior incremento della popolazione di residenti italiani, sempre rispetto al 2011, è sempre confermato in Gricignano di Aversa, con una variazione del 14,8%, mentre e si conferma anche in questo ambito Sant'Angelo a Fasanella, in provincia di Salerno, con un meno 26,8%, come il comune che ha avuto il maggior decremento. Mentre invece il maggior incremento di residenti stranieri è a Campoli del Monte d'Aburno, con 999,9%, un dato molto elevato, e il maggior decremento della popolazione residente straniera è a Trevigo di Avellino, con meno 80,%, tutte variazioni rispetto al 2011. Vediamo adesso invece la Basilicata, in cui il comune più piccolo è San Paolo Albanese, con 229 abitanti. Il comune più grande è ovviamente il capoluogo di regione, Potenza, con 66.393 abitanti. Quello con l'età media più giovane è Marsico Vetere, in provincia di Potenza, con 41,8 anni di età. Notate, c'è una differenza rispetto al più giovane della Campania, che era intorno ai 35 anni. Quello con la maggiore età media è San Paolo Albanese, con 58 anni. Il rapporto di mascolinità più basso è a Cirigliano, provincia di Matera, con 76,7%, quello più alto a Sasso di Castalda, con 111,2%. E vediamo ora i maggiori incrementi della popolazione residente rispetto al 2011. È Policoro di Matera, il maggior decremento, per sempre per lo stesso periodo, è a San Paolo Albonese in Patenza, con meno 25%. Il maggior incremento della popolazione residente italiana è 5,1% a Policoro, sempre, e mentre invece il maggior decremento rispetto al 2011 della popolazione residente italiana a San Paolo Albanese, con meno 25,4%. Il maggior incremento di residenti stranieri rispetto al 2011 si ha a Misanello, provincia di Potenza, con 500%, anche questo è un valore molto elevato, mentre il maggior decremento si ha della popolazione residente straniera si ha a Pescopagano, provincia di Potenza, con meno 48,8%. Dopo questa carrellata ringrazio a tutti per l'attenzione e spero di aver dato molti spunti di riflessione, perché il patrimonio informativo del censimento è ampio, e do la parola adesso alla collega Agata Amadia Carucci. Riprendo io la parola, Giuseppe? Ah, sì. Sì, riprendo io la parola, ringrazio Giuseppe per il suo intervento molto chiaro e passo invece la parola a Madia Carucci per l'intervento sul titolo di studio e condizione professionale della popolazione residente. Grazie Agata. Buongiorno a tutti, grazie a tutti. Perfetto, un attimo. No, un secondino. Perfetto, grazie. Ringrazio la dottoressa Bianchino.
E niente, vi mostrerò oggi i principali risultati per la Campania e per la Basilicata di due dimensioni che possiamo considerare univocamente come motore di crescita del sistema economico nel nostro paese. Due variabili strategiche per lo sviluppo del nostro paese. Il titolo di studio è strettamente connesso al titolo di studio alla condizione professionale della popolazione residente in queste due regioni. Prima di iniziare una premessa, ne abbiamo parlato, ne abbiamo già fatto cenno. Parliamo di due regioni profondamente diverse fra loro per struttura. Per condizione professionale e per titolo di studio vedremo che ci sono dei punti di contatto, ci sono dei punti di contatto, ma sono due regioni diverse perché la Campania è una regione che ha al suo interno una grossa variabilità. Se vediamo i dati provinciali, sono molto diverse fra loro le diverse province, le province. In Basilicata invece abbiamo un altro fenomeno, abbiamo una forte concentrazione degli indicatori demografici, economici, nei due capoluoghi di provincia ed una differenza notevole fra ciò che accade nei capoluoghi e ciò che accade sul territorio. Bene, cosa andremo a vedere nel dettaglio? Andremo a scattare questa fotografia al 31 dicembre 2019 della popolazione residente per titolo di studio e condizione professionale. Confronteremo questa fotografia con i dati del nostro affezionato ultimo censimento tradizionale del 2011 della popolazione. Vedremo cosa è successo in questi anni. Entreremo nei territori, entreremo nelle province con qualche curiosità comunale e poi dedicheremo qualche minuto al divario di genere, tema che ci sta tanto a cuore, divario che è marcato per titolo di studio e condizione professionale a livello nazionale, ancor più marcato a livello regionale. Partiamo subito con dei dati assoluti che ci danno idea, ci permettono di quantificare il fenomeno. Siamo in Basilicata, abbiamo più di 517.000 residenti con più di 9 anni. In Campania ne abbiamo 5.257.000. Questo rapporto 1 a 10 ci tornerà spesso nelle nostre analisi. Di questi 517.000, 264.000 hanno al massimo una licenza di scuola media inferiore. Poi abbiamo meno di 70.000 laureati e 182.000 invece con un titolo secondario di secondo grado. In Campania 2.800.000 hanno al massimo una licenza di scuola media inferiore, 1.700.000 secondario di secondo grado e sono 661.000 coloro che hanno una laurea o un livello di istruzione superiore. Per confrontare la distribuzione dei titoli di studio, del livello di istruzione fra le due regioni e anche con la media nazionale, bene, ecco, vi presento un po' le composizioni percentuali. Che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere prima di tutto la classe bassa della distribuzione, analfabeti e alfabeti privi di titolo di studio. In Basilicata rappresentano il 6,7% della popolazione con più di 9 anni, il 5,6% in Campania. Ma i divari maggiori li vediamo in corrispondenza della licenza di scuola media inferiore, sono il 32,4 in Campania contro un 28,2 in Basilicata, valore leggermente più basso rispetto alla media nazionale. Ovviamente questo si traduce nella classe successiva di livello di istruzione, dove abbiamo un 33,4 per la Campania versus 35,3, dato in linea col dato nazionale per la Basilicata. Non si rileva in termini di composizione, non si rilevano grosse differenze nelle classi di titolo di studio successive. È interessante capire qual è la distribuzione per grado di istruzione della popolazione, ma è tanto interessante vedere cosa è accaduto dal 2011 ad oggi. Cosa è accaduto? C'è stato un netto miglioramento del livello di istruzione, un netto miglioramento in Italia, ma un netto miglioramento anche nelle nostre regioni. Gli analfabeti sono dimezzati, tanto in Basilicata che in Campania. Si sono ridotti
con un ritmo più sostenuto della riduzione registrata a livello nazionale. Si sono ridotti tanto anche gli alfabeti privi di titolo di studio, si sono ridotti coloro che hanno una licenza di scuola elementare e sono aumentati quelli che hanno un titolo secondario di secondo grado, terziario di primo livello e secondo livello, sebbene nelle nostre regioni secondo ritmi un po' meno sostenuti dell'incremento avuto a livello nazionale. Due parole per il dottorato di ricerca. Bene, il dottorato di ricerca nelle nostre regioni, mi verrebbe da dire, non attrae particolarmente i giovani delle nostre regioni, ma non dico, non è esattamente così. In realtà, anche se li attrae, i dottori di ricerca poi spendono il loro titolo fuori dalla nostra regione. In Italia sono aumentati molto i dottorati di ricerca, i dottori di ricerca, scusate. In Campania i dottori di ricerca si sono ridotti dal 2011 al 2019 perché sono andati banalmente fuori regione per spendere il loro titolo di studio. In termini assoluti parliamo di un 1450, se non ricordo male, per la Basilicata, 14.000 rotti per la Campania. Che dire, scendiamo nelle province perché non si può prescindere dal contesto territoriale nel momento in cui parliamo di livello di istruzione. Scendiamo nelle province e vediamo che le due, perché non si può prescindere? Per la presenza banalmente di scuole, di istituzioni scolastiche, universitarie, piuttosto che per la presenza di infrastrutture che ci permettono una mobilità adeguata sul territorio. Le due province con un'incidenza maggiore di coloro che hanno al massimo un titolo di studio secondario di primo grado sono Caserta e Napoli. Invece Benevento e Avellino hanno un'incidenza di titolo di studio al massimo secondario di primo grado più bassa anche della media nazionale. Per curiosità, quali sono i comuni con l'incidenza maggiore? Ginestra degli Schiavoni, in provincia di Benevento, ha un'incidenza di popolazione con un titolo di studio basso del 70%, quasi il 70% di Vetrutano, in provincia di Potenza. I comuni con l'incidenza minore sono i grandi comuni, sono i capoluoghi di provincia, solitamente. Solitamente perché? Perché vediamo in Campania, ai primi posti, Avellino, Salerno, Caserta, in Basilicata Potenza e poi Matera, ma Napoli fa un po' storia a sé. Napoli ha un'incidenza di popolazione con la licenza elementare maggiore della media regionale, parliamo del 17%, sebbene Napoli, la provincia di Napoli, ha una quota di alfabeti senza titolo di studio e di analfabeti minore. Bene, proseguo con il titolo di studio secondario di secondo grado, ovviamente più o meno speculare. Le province con un'incidenza media maggiore anche rispetto alla media Italia continuano ad essere Benevento e Avellino e Matera, quindi vi è una maggiore variabilità, una differenza fra le due province, Matera e Potenza. I comuni con il minor peso sono Napoli e Caserta. Qualche curiosità: comune con incidenza maggiore, Procida per la Campania, Melfi per Potenza. Beh, Melfi non è un caso, Melfi siamo nel cuore, nell'area industriale lucana. E mi verrebbe da dire che il diploma viene visto quasi come condizione necessaria e sufficiente per lavorare sul territorio, nel territorio. E quindi non è assolutamente un caso che ci sia Melfi. I comuni con incidenza minore, beh, sono gli stessi che avevano un'incidenza maggiore in termini di titolo di studio inferiore, quindi Ginestra degli Schiavoni o Oliveto Lucano. Andiamo a vedere il titolo di studio terziario e superiore. Terziario e superiore, le tre province con una maggiore incidenza, un maggior peso di popolazione che ha una laurea o un dottorato sono Salerno, Avellino e Benevento. Bene, anche in questo caso sono le città grandi, i comuni grandi ad avere un peso maggiore, e invece i comuni piccolini sono quelli che hanno un'incidenza minore di laureati. Una cosa un po' così curiosa: Sant'Omenna, piccolo comune della provincia di Salerno, ha il 4,9% di popolazione
con una laurea e un dottorato, cioè 19 abitanti, e a Pietrapertosa sono 35 i laureati, o con un dottorato, insomma. Passiamo al divario di genere. Divario di genere, allora, diciamo che la classe in termini di titolo di studio più equilibrata a livello nazionale, quindi la proporzione fra maschi e femmine è pressoché la stessa a livello nazionale, è il titolo di studio secondario di secondo grado. Questo non è altrettanto vero per la Basilicata. Non è altrettanto vero per la Basilicata perché in Basilicata sono di più i maschi con un titolo di studio secondario di secondo grado rispetto alle femmine. Il divario esiste anche in Campania, sebbene un po' meno forte rispetto alla Basilicata. Invece il divario fra genere è molto in linea con il dato nazionale per le due classi estreme. Vediamo che per il titolo di studio più basso, fino al secondario di primo grado, abbiamo più femmine, tanto in Italia che in Basilicata che in Campania, e meno maschi. La stessa cosa in realtà ce l'abbiamo per il titolo terziario e superiore, 56 femmine per 44 maschi con una laurea o un titolo di studio superiore. Abbiamo detto che nel momento in cui parliamo di titolo di studio, di livello di istruzione, non possiamo che vedere che cosa accade dopo e quindi analizzare la condizione anche professionale. Anche in questo caso parto con dei valori assoluti che mi danno idea del fenomeno. 488.506 e la popolazione con più di 5 anni, di 15 anni in Basilicata, 4.900.000 la popolazione con più di 15 anni in Campania. La metà della popolazione lucana è forza lavoro, per il resto evidenziamo 106.000 percettori di pensioni da lavoro di redditi da capitali, 56.000 casalinghe. Campania, dei 4.900.000 abbiamo 2.300.000 fra le forze lavoro, e poi abbiamo 800.000 percettori di pensioni da lavoro o redditi da capitali, 800.000 però anche casalinghe. Che dire, vi posso dire che fra il 2011 e il 2019 abbiamo avuto più partecipazione al mercato del lavoro, le forze lavoro sono aumentate sia in Basilicata che in Campania, del 2% in Basilicata e del 6,7% in Campania. Ciò però non toglie che il gap in termini di, ma come immaginiamo, come sappiamo, insomma, il gap in termini di indicatori del mercato del lavoro fra l'Italia, il dato medio italiano, e le nostre regioni continua a persistere, c'è ed è importante. Vediamo il tasso di attività, bene, in termini di tasso di attività vediamo che è aumentato il tasso di attività in Campania e in Basilicata più che rispetto all'Italia, quindi l'incremento è stato maggiore, però siamo sotto di 3 punti percentuali Basilicata rispetto all'Italia, 5 punti percentuali Campania rispetto alla Basilicata, Campania rispetto all'Italia. Stessa cosa per il tasso di occupazione, ci attestiamo su 45,6 a livello nazionale, 37,3 a Campania, 41,4 Basilicata. È interessante vedere questo. In Italia, in questi anni, il tasso di disoccupazione è aumentato, nelle nostre regioni è diminuito. Il gap si è ridotto il gap, è vero, ma siamo ancora su livelli tanto tanto alti. In Campania superiamo, siamo quasi al 21% di tasso di disoccupazione, in Basilicata al 17%, in Italia al 13,1%. Allora, abbiamo una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, abbiamo per fortuna una maggiore partecipazione anche delle donne al mercato del lavoro, e questo ci piace tanto perché partivamo da dei divari di genere in termini di indicatori del mercato del lavoro veramente ampi, ma questi divari di genere persistono.
persistono e sono ancora più ampi nelle nostre regioni. Vediamo il tasso di attività, per esempio, per l'Italia. Questo è il gap, quindi la differenza fra la barra grigia e il puntino rosso, il gap fra tasso di attività maschile e femminile, sono molto di meno le femmine rispetto ai maschi. Ancora di meno, ancora più importante la distanza per la Campania e anche per la Basilicata. Stessa cosa dicasi per il tasso di occupazione e stessa cosa dicasi per il tasso di disoccupazione, anche se con segno opposto, sono di più i disoccupati femmine, la disoccupazione femminile è maggiore della disoccupazione maschile, sia in Italia e ancora di più in Campania e in Basilicata. Anche questa volta facciamo un giro per le province. Facciamo un giro per le province e va bene, notiamo subito che gli indicatori del mercato del lavoro in Basilicata sono migliori rispetto alla Campania. Notiamo questo, ma notiamo anche che le province con un tasso di attività minore sono sempre Napoli e Caserta. Per curiosità vediamo che i comuni che hanno l'indicatore maggiore, quindi un tasso di attività maggiore, sono Palma Campania per la Campania e Pignola per la Basilicata, i comuni con un indicatore minore, Valle Agricola, provincia di Caserta, e San Paolo Albanese, in provincia di Potenza. La stessa cosa la vediamo ovviamente per il tasso di occupazione. Notiamo così, giusto per curiosità, che l'indicatore maggiore è a Positano e a Pignola, l'indicatore minore in Valle Agricola e Carbone, piccoli comuni. Per ultimo, il tasso di disoccupazione. Allora, per il tasso di disoccupazione cosa diciamo? Diciamo che per la Basilicata il tasso di disoccupazione della provincia di Matera è più alto di quello della provincia di Potenza. Diciamo anche che il tasso di disoccupazione della provincia di Matera è sugli stessi livelli, pressoché nella stessa classe, diciamo, della provincia di Salerno. I tassi di disoccupazione più alti si hanno nella provincia di Caserta e di Napoli. I comuni con la situazione insomma più drammatica in termini occupazionali sono Qualiano in provincia di Napoli e Bernalda in provincia di Potenza per la Basilicata. Gli indicatori minori, Positano e Fardella, piccolo comune della provincia di Potenza. Avrei concluso, spero di avervi un pochetto incuriosito e spero di avervi dato un quadro esaustivo di due variabili assolutamente strategiche per lo sviluppo del paese e per la definizione delle politiche sul territorio. Io vi ringrazio, interrompo la condivisione, passo la parola alla dottoressa Bianchino e niente, e grazie ancora. Bene Maria, grazie a te per l'efficace intervento. Prima di passare la parola al prossimo relatore vorrei ricordare due cose. La prima, che è possibile porre dei quesiti ai relatori nell'ambito dell'apposito spazio, uno spazio dedicato, e quindi poi alla fine degli interventi risponderemo ai vostri quesiti, e che tutte queste informazioni che vi vengono fornite dai nostri relatori in questa giornata sono anche disponibili nei fascicoli regionali che sono usciti a febbraio. In particolare il 10 febbraio è uscito il fascicolo della regione Campania ed è pubblicato sul sito dell'Istat, e il 19 febbraio è uscito il fascicolo regionale appunto della regione Basilicata. Una peculiarità che è stata accennata anche dal capo dipartimento, così introduco il prossimo intervento, di questi fascicoli, è che propongono una lettura territoriale dei dati censuari che aggiunge alle tradizionali ripartizioni amministrative e partizioni funzionali, quali le aree interne. Cosa sono queste aree interne? Le aree interne, ne parlerà meglio Salvatore, sono delle aggregazioni di comuni che sono significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, istruzione, salute e mobilità. Bene, questa lettura delle aree interne, delle caratteristiche della dinamica demografica e socio-economica di queste aree interne, ci può dare una lettura dei diversi percorsi di sviluppo territoriale, nonché i dati del censimento ci possono aiutare poi a leggere, come dicevo all'inizio, quelli che sono i programmi di sviluppo e l'applicazione delle misure di sviluppo per contenere lo spopolamento di queste aree. Io passo la parola al dottore Cariello. Ok,
Grazie Antonella. Mentre provo a condividere lo schermo e a lanciare la mia presentazione, proviamo a contestualizzare l'ambito dell'una scomposizione e riaggregazione dei dati censuali utilizzando una griglia classificatoria dei territori finora poco utilizzata all'interno della produzione dell'Istat. Ed è una griglia rilevante perché tocca in maniera diretta un tema da tempo al centro dell'attenzione di studiosi e ricercatori in campo sociale ed economico, il tema appunto degli squilibri territoriali e della marginalità e marginalizzazione di alcune aree rilevanti e molto estese del territorio del nostro paese. Tema questo che nell'ultimo decennio è stato assunto, o se vogliamo riassunto, anche all'interno del dibattito politico sugli indirizzi delle politiche pubbliche, tanto che ha dato luogo ad una linea ad hoc all'interno del ciclo di programmazione, ad una linea di intervento ad hoc all'interno del ciclo di programmazione 2014-2020, che è appunto la strategia nazionale delle aree interne. Nella fase di definizione della strategia, quindi nella fase di analisi e di messa a punto degli strumenti per la definizione della strategia nazionale delle aree interne, è stata effettuata una classificazione, una zonizzazione del territorio nazionale che si basa su una lettura che ha individuato, cioè una rete di comuni che si caratterizzano per essere dei centri di offerta di alcuni servizi essenziali, rete attorno a cui gravitano le altre aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale. I servizi che sono stati individuati come servizi essenziali sono tre: l'istruzione, la mobilità e la sanità. Di conseguenza sono stati individuati come centri di offerta dei servizi quei comuni singoli o aggregazioni di comuni confinanti capaci di offrire simultaneamente tutta l'offerta scolastica di livello secondario superiore, sedi di ospedale, sedi di ospedali, sedi di dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello e sedi di stazioni ferroviarie di livello platinum, gold o silver. I comuni o le aggregazioni di comuni confinanti capaci di offrire simultaneamente questi tre servizi sono stati individuati nel primo caso come poli, nel secondo caso come poli intercomunali e a livello nazionale attualmente ne contiamo 339. I restanti comuni sono stati poi classificati in quattro fasce, in quattro gruppi, a seconda della distanza misurata in tempi di percorrenza dai centri di distanze entro i 20 minuti. Abbiamo le aree cosiddette periurbane aggregate nella classe dei comuni di cintura, per distanze tra 20 e 40 sono stati individuati come comuni intermedi. Tra 40 e 75 siamo nell'ambito dei comuni periferici, oltre 75 minuti di percorrenza individuiamo i comuni ultraperiferici. Le sei classi di comuni così individuate sono state poi aggregate in due macroclassi, i centri,
che raggruppano i comuni polo, i comuni polo intercomunali e i comuni di cintura, e le aree interne che poi saranno, sono le aree oggetto della strategia nazionale per le aree interne, cioè i comuni, l'aggregazione di comuni intermedi, periferici e ultraperiferici. In questa slide vedete il quadro di sintesi diciamo, di questa classificazione dei comuni italiani. Se date un'occhiata al grafico di sinistra, ci rendiamo subito conto delle peculiarità e delle differenze tra le due regioni. Che rientrano nella macroclasse delle aree interne, rappresentano il 51% dei comuni italiani e coprono poco meno del 60% della superficie territoriale. In Campania abbiamo più o meno cifre, siamo su valori più o meno simili. Se guardiamo i valori della regione Basilicata, abbiamo valori completamente diversi, e che partizione faceva Rossi Doria quando parlava di polpa e osso dell'economia meridionale. Qui siamo su valori del 96% in termini di comune e del 92% in termini di superficie coperta. Salvatore. D'altra parte basta dare un'occhiata al cartogramma Salvatore, scusami un attimo se ti interrompo. Mi dicono che si sente male, che la connessione è lenta. Non so se... Allora, provo a disattivare. Diciamo, risolvere. Un attimo solo. Scusateci per il video. Attivo il video. Purtroppo tra i servizi essenziali non è stata individuata al momento la stabilità di una connessione. Io sto parlando da un paesino che è un paesino ancora è ancora da venire. Ho provato a disattivare il video e sto parlando. Adesso va bene. Ok. Scusatemi per questo inconveniente. Dicevo, d'altra parte basta dare un'occhiata al cartogramma sulla destra per renderci conto delle differenze tra le due regioni e per renderci conto anche per quanto riguarda la prima differenza. Vedete chiaramente che la Basilicata è tutta area interna. D'altra parte nei primi anni 80 uno studio sulla Basilicata parlava di Basilicata come emblema del Mezzogiorno interno. Quindi la Basilicata è tutta area interna, se si eccettuano i due capoluoghi di provincia e tre comuni alla periferia Siciliano-Potenza, che sono gli unici comuni che riescono, i cui residenti riescono a raggiungere i tre servizi essenziali in meno di 20 minuti. L'altra peculiarità è che le aree interne, che spesso sono individuate anche come aree altre rispetto alle aree di sviluppo economico e sociale, sono in genere quasi sempre anche le terre, le aree alte, cioè vedete che c'è una quasi perfetta sovrapposizione tra la delimitazione delle aree interne e l'edificazione e l'orografia, quindi le zone montuose di Campania e Basilicata tra la provincia di Salerno e la provincia di Napoli. Ok. Se questi sono quelli che vi ho appena
dato sono i numeri per quanto riguarda il peso delle aree interne in termini di comuni e di superficie, in termini di popolazione. Vi risparmio la lettura dei valori assoluti dell'Italia e andiamo a guardare i dati di Campania e Basilicata. Dei 5 milioni e passa di residenti in Campania, 2 milioni e mezzo risiedono nei comuni Polo e 2 milioni e 400 mila nei comuni Cintura. La restante parte, le 800 mila unità, risiedono nei comuni delle aree interne. In Basilicata invece il rapporto si rovescia, sono 127 mila i residenti nei comuni Polo e 20 mila quelli nei comuni di Cintura. La gran parte, cioè il 73% della popolazione, risiede invece in comuni delle aree interne, quindi in comuni intermedi, periferici e ultraperiferici. Ne discende che mentre in Italia, in Campania, 4 residenti su 5, almeno teoricamente, possono raggiungere 3 servizi essenziali in meno di 20 minuti, in Basilicata questa opportunità ce l'ha solo un residente su 4. Questa è quella che vi ho appena rappresentata, è la dimensione, quindi è l'ordine di grandezza della... Vediamo che cosa è successo nel corso del tempo. Vediamo quindi, iniziamo a vedere quali sono le dinamiche che hanno interessato, le dinamiche demografiche che hanno interessato le regioni. Come evidenziano i grafici sulla sinistra, tra il 1951 e l'81 si registra una crescita sostenuta della popolazione nei centri, e questo vale a livello nazionale, vale anche per la Basilicata. La crescita è trainata per, diciamo così, dai comuni Polo, è trascinata soprattutto dai comuni Polo. Come vedete, tra il 51 e l'81, a livello nazionale la popolazione dei centri cresce mediamente ogni anno di 9 unità ogni 1000 residenti. Arriviamo a 11 nel caso della Campania e a 17,6 nel caso della Basilicata. Nello stesso periodo invece, che succede nella parte, diciamo, di territorio delle aree interne? Come vedete c'è una riduzione sostenuta della popolazione, con ritmi che variano dal 3,7 per mille mediamente ogni anno in Italia al 4,5% per mille ogni anno in Campania e Basilicata. Nel trentennio successivo, quindi tra l'81 e il 2011, il ritmo di crescita dei centri si riduce sensibilmente sia a livello nazionale che nelle due regioni. Continua invece il processo di declino, di spopolamento delle aree interne, soprattutto in Basilicata, mentre invece in Campania è più contenuto. A livello nazionale invece le aree interne nel trentennio 81-2011 segnano una momentanea inversione di tendenza, perché l'inversione di tendenza, come vedete, è momentanea, perché poi nel periodo successivo, negli 8 anni più vicini a noi, il trend negativo del
della popolazione delle aree interne riprende con valori che vanno da una perdita media annua di 3,5 per mille in Italia al 4,6 della Campania fino ad arrivare a 7,4 per mille della Basilicata. Ovviamente le dinamiche demografiche, le diverse dinamiche demografiche influiscono anche sulla struttura della popolazione. Ora, degli indicatori che i colleghi vi hanno presentato in questa mattinata, io ne ho scelto tre per evitare proprio di appesantire diciamo eccessivamente l'esposizione. E sono appunto l'età media e l'indice di struttura della popolazione attiva. L'età media è l'aspetto interessante. Partiamo col dire che ovviamente la popolazione delle aree interne è mediamente più vecchia di quella dei centri, e in Campania la differenza tra centri e aree interne è di oltre 3 anni. In Basilicata in Italia invece non arriva all'anno. Se scendiamo diciamo, nel dettaglio delle classi, sono diciamo, i comuni periurbani ad essere quelli mediamente più giovani. In Campania hanno un'età media di 41 anni, in Basilicata di 43 anni, in Italia invece i comuni con età media più bassa sono i comuni polo intercomunale che ne hanno, in cui la popolazione ha un'età media di 44 anni. Nella parte di comuni delle aree interne, come potevamo aspettarci, sono i comuni ultraperiferici ad avere l'età media più elevata, che arriva a 49 anni. In Campania si ferma a 46. In Basilicata a 46 in Italia. Le aree ultra per cui l'indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra la popolazione che ha più di 64 anni e la popolazione che non ha ancora compiuto i 15 anni, nei comuni ultraperiferici si contano 315 residenti con più di 64 anni ogni 105 in Basilicata è significativamente più basso in Italia, dove arriviamo a 214. L'altro indicatore di struttura che vi presento, che diciamo, per cui abbiamo fatto la riaggregazione per secondo la classificazione delle aree interne, è quello relativo alla struttura della popolazione attiva. È un indicatore che misura il rapporto tra la componente più matura, più anziana della popolazione in età lavorativa, quindi presa la popolazione in età lavorativa, quella che ha tra 15 e 64 anni, si fa il rapporto e viene rapportata la popolazione che ha da 30 a 64 anni rispetto alla componente più giovane, quella che non ha ancora compiuto i 40 anni. Qui ci sono delle differenze tra le due regioni. In Campania l'indice è maggiore nei comuni delle aree interne. Come vedete supera, con 126,7, supera di 9 punti il corrispondente indice dei centri. In Basilicata invece accade il contrario, e l'indice dei centri, pari a 138,3, a superare quello delle aree interne, 131,5. Le differenze a livello nazionale sono più contenute, abbiamo un indice pari a 139,1 per le aree interne e a 141,2 per i centri. Abbiamo parlato di popolazione attiva, vediamo appunto quali sono gli indicatori
riclassificare gli indicatori del mercato del lavoro, riclassificati in funzione utilizzata nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne. Per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, è in genere più elevata nei centri rispetto alle aree interne, e la differenza è di 5 punti in Basilicata, dove abbiamo un tasso di attività del 53,9% nei centri e del 48,3% nelle aree interne. La differenza è di 3 punti in Italia e di un solo punto in Campania, dove i tassi sono più bassi, che presenta appunto i tassi più bassi. In Basilicata e nella media nazionale il tasso di attività più elevato si riscontra nei comuni di cintura, con valori pari al 53,7% in Italia e 54,7% in Italia. C'è la maggiore partecipazione al mercato della popolazione, al mercato del lavoro. Per quanto riguarda i livelli di occupazione, anche qui la Basilicata si allinea in genere alle dinamiche nazionali. Come vedete, il tasso di occupazione è più elevato nei centri, sia in Basilicata che in Italia, con valori pari rispettivamente a 45,2 in Basilicata e a 46,4 in Italia. Il valore, l'indicatore del tasso di occupazione tocca i valori più elevati nei comuni di cintura. Abbiamo 47,5% in Italia e 45,3% in Basilicata. Il contrario invece avviene per quanto riguarda la regione Campania, dove il tasso di occupazione più elevato si riscontra nelle aree interne. Abbiamo un valore pari al 38,4% contro il 37,1% dei comuni classificati come centri. Per quanto riguarda invece l'indicatore relativo ai livelli di disoccupazione, e contrariamente a quella che è l'indicazione che emerge a livello nazionale, in Campania il livello di disoccupazione maggiore si rivela nei comuni centri, dove con 21,7 siamo 5 punti oltre il valore rilevato, riscontrato nei comuni delle aree interne. Accade invece il contrario sia in Basilicata che in Italia. In Basilicata abbiamo un tasso di disoccupazione del 16,2% nei centri e del 17% in Italia. I valori sono 12,7% per i centri e 14,8% per le aree interne. Le difficoltà di accesso ai servizi scolastici di livello superiore ovviamente non possono che non riflettersi sulla distribuzione della popolazione per titolo di studio. Se raggiungere le aree, i comuni in cui sono ubicati gli istituti secondari, per me è difficile, spesso e volentieri rinuncio. Questo fa sì che sia a livello nazionale che in Campania e in Basilicata più del 54% dei residenti nei comuni delle aree interne si ferma al massimo la licenza di scuola media inferiore. Come diceva la collega Carucci prima, la Basilicata però si caratterizza per una maggiore percentuale, per una maggiore incidenza di persone con titolo di studio più elevato. Questo lo riscontriamo anche quando riaggreghiamo i dati secondo la classificazione dei comuni della strategia nazionale delle aree interne. In Basilicata e in Italia le percentuali di residenti con un diploma di scuola secondaria o con un titolo universitario sono più elevati nei centri
la quota di diplomati è pari al 38,2% in Basilicata e al 36% in Italia. Quelli dei laureati sono pari rispettivamente a 18,9 e a 15,2. Anche in Campania la percentuale dei laureati tra i residenti nei centri 12,8 e 11,1. Per quanto riguarda invece i diplomati, l'incidenza è maggiore nelle aree interne, come di circa un punto. Diciamo, questi sono i principali indicatori di struttura che abbiamo selezionato per una presentazione rapida. In chiusura vi propongo un focus quanto previsto. L'accordo di partenariato 2014-2020, diciamo, l'effettiva, l'attuazione in due fasi. Innanzitutto sono state individuate delle aree su cui concentrare l'intervento e queste aree sono state inserite nella programmazione dei fondi strutturali e successivamente di area per la realizzazione degli interventi. È vero che il ciclo di programmazione 2014-2020, ma come potete vedere il processo di selezione delle aree su cui concentrare gli interventi sì, è stato abbastanza complesso e lungo e si è chiuso solo nel 2017. Le aree selezionate sono 72, e comprendono 1.035 comuni, di cui 93 in Campania e 42 in Basilicata. Per quanto riguarda Campania e Basilicata, nel cartogramma di destra vedete la rappresentazione, l'individuazione delle aree. Abbiamo l'area del Tammaro Titerno, dell'Arte Pinia, il Cilento interno e il Vallo di Diano in Campania, l'area del Marmo Platano, dell'Alto Bradano, della Val Sarmento e della Montagna Materana in Basilicata. Ora ovviamente non vi ripresento gli indicatori di queste aree, vi presento solo una tabella in cui sono sintetizzati alcuni valori e così già facciamo giusto diamo giusto qualche spunto. In complesso le aree selezionate per la Basilicata coinvolgono circa 85.000 residenti, pari al 15% della popolazione regionale. In Campania invece le aree interessate coinvolgono della popolazione campana. Come potete vedere sono aree caratterizzate da fenomeni di spopolamento sostenuto con valori significativamente superiori alla media regionale. Balza subito all'occhio il valore dell'area degli 8 comuni della Montagna Materana, che mediamente perde 22 unità ogni 1.000 residenti ogni anno. Si tratta di aree che hanno caratterizzate da una età media più elevata rispetto ai valori medi regionali e che da elevate incidenze di popolazione anziana. Quindi questo è il quadro, diciamo, alla partenza della strategia nazionale delle aree interne, quindi per quanto riguarda l'implementazione di misure destinate a favorire lo sviluppo di queste aree. La strategia nazionale delle aree interne, e qui chiudo, rappresenta un'azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile,
al fine di contrastare nel medio periodo il declino demografico che caratterizza talune aree del paese. Non lo dico io, la citazione è ripresa da un documento della Camera dei Deputati. Allora, se questo è l'assunto di partenza, io chiudo dicendo che i censimenti permanenti potranno consentirci potranno fornirci gli elementi necessari per una valutazione degli effetti delle misure che sono state programmate e che sono in corso di realizzazione. Chiudo qui ringraziando ovviamente tutti voi per l'attenzione prestata e scusandomi per il disguido, per gli inconvenienti di carattere tecnico. Grazie a tutti. Eccomi qui, riprendo io la parola, ringrazio il dottore Cariello per l'interessantissimo intervento, ci scusiamo di nuovo per i problemi di connessione, siamo da casa, data la pandemia e purtroppo può capitare anche questo. Allora, la chiusura del dottore Cariello cosa ci ha ricordato? Quello che abbiamo detto all'inizio, che i dati sono necessari non solo in fase ex ante per programmare e fare politiche di intervento, ma anche in itinere ed ex post, per valutare gli interventi che sono stati posti in essere, le nostre politiche di sviluppo. Io adesso passo la parola al dottor Antonio Meola, segretario generale della città metropolitana di Napoli, che ringrazio nuovamente per essere qui con noi oggi e, come ho detto in apertura, per la sua importante testimonianza di un utilizzo vero e consapevole dei dati per le policy del territorio. Dottore, a lei la parola. Grazie, grazie tante, veramente di cuore anche per questo invito. Ringrazio la dottoressa Antonella Bianchino per questo esempio di collaborazione istituzionale che caratterizza il nostro lavoro. Ci siamo, sì? Tutto ok? Mi ricevete? Bene. Di questa collaborazione istituzionale ringrazio anche il dottor Cinque Grana, che con il nostro funzionario è sempre in contatto con il dottor Marino, perché abbiamo un po' ricostituito in città metropolitana di Napoli l'ufficio statistica, data una particolare rilevanza, la significatività deriva dal fatto che il sindaco l'ha affidata al segretario generale, per dare un segnale, di particolare rilievo anche sotto il profilo della programmazione, perché non vi sfugge naturalmente che nei nostri enti, soprattutto gli enti locali, i vostri dati sono preziosi, sono veramente preziosi, e dovrebbe migliorare anche questa collaborazione istituzionale anche per favorire questa attività all'interno dei comuni dell'area metropolitana, come con la dottoressa Bianchino abbiamo più volte detto. Perché? Perché tra l'altro a Napoli è stata costituita, io vi faccio un piccolo spaccato anche con le slide prima di presentarvi alcuni dati specifici che riguardano la città metropolitana, è importante per noi e significativo che questi dati vengano utilizzati anche nell'area metropolitana, perché abbiamo costituito la prima consulta, che è un tavolo tecnico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che raccoglie non solo i 92 comuni ma anche le 4 università pubbliche del territorio più l'università privata Sorossola Benincasa, la prefettura di Napoli, la regione Campania e la Camera di Commercio. Quindi stiamo lavorando in un'ottica però non burocratica o di burocrazia difensiva, come qualcuno potrebbe pensare, ma in un'ottica di prevenzione della corruzione e di trasparenza, perché questo favorisce lo sviluppo e la crescita anche economica del territorio, non zavorrata da veleni o comunque da intromissioni di natura camorristica o di altro genere, che noi cerchiamo in qualche modo assolutamente di evitare. Vi fornisco anche lo spaccato per darvi l'idea, visto che voi siete degli operatori del settore, ne sapete molto più di noi sicuramente, per darvi l'idea del contesto all'interno del quale opera un'area metropolitana, tenuto conto del fatto che, come sapete meglio di me, la città metropolitana di Napoli è la seconda per densità abitativa in Europa. Dai dati OCSE, almeno gli ultimi che io avevo, è la seconda dopo Barcellona e prima di Atene, e quindi abbiamo particolari problemi sui trasporti, sulle questioni della formazione, dell'istruzione, e soprattutto i problemi abitativi, anche delinquenziali, che ne derivano nell'area nord della città metropolitana, un po' con termine alla provincia di Caserta, come ben sapete. Vi mostro
un po' il nostro spaccato per darvi un taglio, anche un piccolo contributo di novità, perché naturalmente voi siete dei grandi specialisti e siete nostri maestri in argomento, però per sintonizzarci meglio e per darvi la possibilità anche di, come dire, di dare conto delle attività che noi svolgiamo in particolare per quanto riguarda queste attività. No, forse non ho inserito la condivisione, un attimo di pazienza. Tenete conto di questa slide che si apre, che noi abbiamo, diciamo, riformulato e tratta da Mintzberg sostanzialmente, che come sapete è uno dei più grandi autori al mondo di pianificazione strategica. Quali problemi noi abbiamo? Abbiamo i problemi che caratterizzano l'esecuzione dell'attività rispetto alla pianificazione strategica. Tra l'altro, voi sapete che Città Metropolitana di Napoli ha approvato recentemente una pianificazione strategica che non è un piano strategico in senso stretto, nel senso che non utilizza stakeholder privati, non utilizza fondi privati, ma soprattutto fondi pubblici. Non so se siete a conoscenza del fatto che Città Metropolitana di Napoli ha il maggior avanzo di amministrazione tra tutte le città metropolitane italiane, e questo avanzo di amministrazione di circa 500 milioni di euro viene speso per investimenti da 2 anni a questa parte, quindi sarà quasi totalmente utilizzato per l'area metropolitana. E quindi noi speriamo, poiché prima che arrivi i fondi del Recovery Fund e della Next Generation EU, come sapete, utilizziamo queste risorse che sono molto importanti e potrebbero anche far alzare il PIL, forse un pochino voi lo registrerete, magari con i tempi che vi sono necessari, ma potrebbe anche far alzare il PIL della Campania e quindi un pizzichino sollevare le sorti anche italiane, visto l'ultimo anno deficitario a causa del Covid incipiente. Quest'anno, almeno per la prima metà dell'anno, ho timore che non sarà meglio. In sostanza, la strategia intenzionale che caratterizza il nostro piano, diciamo, come relazione inizio mandato e le linee programmatiche che vengono presentate al Consiglio, prima di essere tradotti in strategia realizzata, passano attraverso una strategia cosiddetta deliberata, che normalmente è costituita dalle delibere degli organi collegiali, in particolare il Consiglio, perché come voi sapete nelle città metropolitane non esistono le giunte, in quanto coincidono con il sindaco come organo esecutivo monocratico, e quindi della strategia che viene deliberata, in realtà Mintzberg sostiene non tutto ciò che viene deliberato si realizza, e quindi c'è una parte non realizzata, ma c'è una strategia emergente caratterizzata dal contributo degli operatori, quindi attività impreviste o emergenti, e anche le nuove esigenze della collettività che gli amministratori rilevano e implementano nella strategia appunto deliberata, proprio per consentire di arrivare a una strategia realizzata. Comprendete bene, intuitivamente, quale sia il rilievo dei dati e delle informazioni che l'Istat può fornire nei tempi più veloci possibili, perché naturalmente, poiché noi anno dopo anno andiamo ad implementare il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, il piano degli obiettivi, il piano della performance, quindi il middle, come dire, dell'attività di planning esecutivo, più i dati che voi restituite sono prossimi all'azione, più un'amministrazione pubblica può calibrare meglio la relativa attività. Anche per la pianificazione strategica, secondo me, francamente, non idoneamente utilizzata, visto che abbiamo l'ufficio statistica, premeremo perché questi dati che estraiamo naturalmente in gran parte dalle banche dati dell'Istat possono essere utilizzate in attività programmatoria. Perché il grande problema che abbiamo nelle amministrazioni pubbliche, sapete, che è costituito proprio dal fatto che non c'è un'idonea programmazione. E non essendoci un'idonea programmazione, non c'è nemmeno un'attività di controllo a screening, perché in Italia, come dire, siamo bravissimi nei sistemi di controllo a feed forward e a feedback, ossia a preventivo e a consuntivo, ma non monitoriamo idoneamente lo stato di attuazione degli obiettivi. Perché il vero segreto di un'amministrazione vincente è monitorare step by step lo stato di attuazione dei procedimenti. Quindi non solo sotto il profilo amministrativo, ma soprattutto sotto il profilo gestionale. Per dirvela chiaramente, siamo ancora ancorati a una riforma della pubblica amministrazione che riguarda Crispi del 1800, perché l'unica riforma vera che c'è stata in un'amministrazione
parapubblica, che è l'INPS, l'ha fatta un ingegnere negli anni Ottanta, e così l'INPS, così anche l'INAIL, c'è stata un'organizzazione per processi, cosa che dovremmo fare nell'amministrazione pubblica, cioè passare da un'organizzazione gerarchica a un'organizzazione per processi, ma questo richiede un cambio repentino e totale di mentalità. Cioè richiede la mentalità non soltanto di ancorare a procedimenti giuridici, ma a procedimenti organizzativi e quindi a, come dire, selezionare i processi, individuare, selezionare, analizzare e poi programmare e monitorare, un po' come direbbe Anthony, che, come dire, la programmazione è una parte del controllo, non viceversa, perché noi utilizziamo un'ottica di controllo assolutamente sbagliata. E soprattutto chiediamo anche un feedback su questo da parte vostra. In Italia si lavora molto sul, lasciamo stare che probabilmente quest'anno le elezioni verranno posposte, pare, a ottobre, quindi supereremo il quinquennio, ma normalmente un'amministrazione pubblica come un ente locale lavora su 5 anni ed è un errore grave, perché 5 anni è un profilo, come dire, giuridico, mentre sotto il profilo gestionale dobbiamo tagliare le due ali che vedete zigrinate qui con delle diagonali sulla prima parte dell'anno, perché naturalmente un'amministrazione, come sapete, si inserisce a metà anno, interviene normalmente in un periodo, come dire, in cui non si programma una nuova attività, ma in cui viene proseguita l'attività dell'amministrazione precedente, a giugno, luglio e agosto. Normalmente, salvo i periodi di Covid, come sappiamo, sono caratterizzate dall'avvicendamento del personale che gode del periodo feriale, quindi un'amministrazione di fatto perde la prima metà dell'anno sulla programmazione come l'ultima parte quando vengono convocati i comizi elettorali. Si chiamano ancora così, comizi elettorali, come nell'antica Roma. Cioè l'indizione delle elezioni impedisce un'attività programmatoria perché l'amministrazione farà solo le attività che sono obbligatorie per legge o che possono comportare un danno. Vi dico questo perché ogni ente locale dovrebbe lavorare su 4 anni, non su 5 anni. Quindi i dati che voi restituite, i dati che voi ci fornite, dovevano essere utilizzati in modo intelligente, non in modo pedisseco, come se il periodo fosse corrispondente a quello giuridico. Un mandato elettorale normalmente di 5 anni giuridicamente, sotto il profilo organizzativo, gestionale, programmatorio, è caratterizzato da 4 anni. Ed è su quello che bisogna lavorare, altrimenti sfonderemo tutti i bilanci di mandato, cioè non ci sarà alcuna verifica adeguata. Vi tralascio la parte finanziaria perché non voglio approfittare molto della vostra pazienza e poi vi restituiremo le slide, però vi voglio rappresentare come già stiamo utilizzando, proprio con l'aiuto della nostra posizione organizzativa di statistica a cui facevo riferimento, nel nuovo piano che noi consideriamo naturalmente un piano organizzativo, cioè la restituzione dei dati non solo nell'attività della pianificazione strategica, ma anche cosa impatta, come impatta l'analisi del contesto demografico e socio-economico della città metropolitana. Considerate che il contesto esterno, che vi presento sinteticamente in slide per limiti di tempo, ma il lavoro è più ricco, è inserito nel piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 che sarà formalizzato domani e proposto al sindaco quale organo esecutivo per l'approvazione. Questo contesto, il contesto esterno, viene ripreso pari pari dalle università, in alcuni casi viene proprio copiato da alcune università nostre del territorio e inserito nel piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle relative dei relativi atenei. Naturalmente noi ci avvaliamo in gran parte dei dati che ci fornite voi, dati Istat, e in qualche caso vi diciamo anche qual è la data dell'estrazione, perché potreste trovarvi poi dati diversi rispetto a quelli che noi vi rappresentiamo. Ai famosi 92 comuni di cui abbiamo parlato, 1.178,93 chilometri quadrati, dove risiedono alla data del 1 gennaio, ci risultano 3.034.410 abitanti. Quindi, come è stato evocato e detto poc'anzi da alcuni relatori più competenti e capaci sicuramente di me, risiede il 53,12% dell'intera popolazione regionale con una densità abitativa molto, diciamo, cospicua, molto apprezzabile. E diciamo, l'andamento della popolazione che ci riguarda ha questa
a questo andamento. Questi sono dati, diciamo, della popolazione al 1 gennaio, ma con un dataset estratto il 26 gennaio di quest'anno, quindi potrebbero esserci delle variazioni. Come vedete, la popolazione, l'età media, ancorché ci diano minori vaccini, perché la Campania dice che ha una età, diciamo, media più bassa di altre regioni italiane, ma per quanto riguarda la città metropolitana è del tutto evidente e intuitivo. Vedete, dal 2014 il totale dei residenti era 3.127, attualmente con la specifica della leggenda che vi abbiamo indicato è di 3.034.000 abitanti, quindi c'è stato un netto calo in pochissimi anni, e quindi l'età media, però, mentre la totalità dei residenti si è cospicuamente ridotta, come vedete l'età media è passata da 40,2 anni a 42,2, quindi in poco più di sei anni, in circa sei anni direi, anzi, siamo passati, la popolazione è invecchiata di due anni con mediamente. Questo grafico restituisce intuitivamente anche ai non addetti ai lavori l'andamento della popolazione residente, quindi il crollo di fatto che si sta avendo nella popolazione residente, collegato poi con la riduzione anche della natalità, ma anche dell'invecchiamento. Vedete che la popolazione over 65 in un periodo così breve è passata quindi a coinvolgere addirittura un numero di persone superiore di oltre il 10% rispetto alla popolazione residente nel 2014. Analogamente, di converso, abbiamo invece un andamento della popolazione giovane o giovanile, ma direi giovane, non so come definirla meglio, che si riduce moltissimo anche da 520.000 a 400 e passa mila abitanti. Comunque anche qui, come vedete, una contrazione molto consistente. Se poi vi forniremo dati più aggiornati, ma di fatto i dati sono i vostri, quindi in buona parte potete desumerli anche voi. Per quanto riguarda invece questo caso che vi evidenziamo sull'indice di mortalità, vedete bene che c'è un indice di mortalità che va aumentando e anche, diciamo, si incrementa l'indice di vecchiaia. Come vedete, nel 2014 avevamo il 96,4%, nel 2020 il 121,8%. Non abbiamo completato, perché ci mancano gli ultimi dati che probabilmente voi ci state restituendo, sul 2020, l'indice di natalità e l'indice di mortalità, ma anche qui, come vedete, dal 2014 9,1% l'indice di natalità, 8,6% nel 2019, l'indice di mortalità invece aumenta dall'8,4% nel 2014 all'8,8% nel 2019. Ci manca il 2020, ma può darsi che lo abbiate già sviluppato rispetto alla data in cui noi abbiamo estratto questi dati, e corrispondono appunto alla data del 28 gennaio di quest'anno, 2021. In più, diciamo, fa pandan con la rilevazione che facevamo prima, che c'è città metropolitana di Napoli ha una delle più alte densità abitative in Europa. I primi cinque comuni in Italia, diciamo, per densità abitativa, sono appunto nell'area metropolitana di Napoli. E abbiamo Casavatore, quindi noi passiamo da Rocca Rainola, che ha circa 12.000 abitanti per chilometro quadrato, 240 abitanti per chilometro quadrato, a Casavatore, ormai sono presbite quindi ho dovuto mettere gli occhiali, a 12.148 abitanti per chilometro quadrato di Casavatore, che è veramente, come dire, un dato incredibile. Ma poi, come vedete, c'è anche Portici, San Giorgio a Cremano, Melito di Napoli e anche il capoluogo, nonostante abbia avuto un sensibile decremento della popolazione, che, come dire, è pervenuta ormai, ha raggiunto la quota di 948.850 abitanti, quindi ha sfondato il muro del milione di abitanti, e quindi vuol dire che la gente sta andando via, oltre al decremento delle nascite, come sapete, l'aumento della popolazione che invecchia.
abbiamo insomma problemi non di poco conto, ma possiamo anche, riguardando il contesto demografico dell'intera regione, secondo le statistiche di longevità, abbiamo questi ulteriori elementi che ci fanno, ci portano, sempre secondo i dati che voi ci avete fornito, che fornite a tutta Italia, valori più elevati di circa 2 punti percentuali rispetto ai dati metropolitani, che di grosso modo mi sembrano allineati con quelli regionali. Però che cosa emerge in particolare? Che l'indicatore relativo al tasso di mortalità per tumore, per esempio, è molto rilevante, perché risulta più alto rispetto alla media nazionale, addirittura di 2,3 punti ogni 10.000 abitanti, con una differenza chiaramente negativa che si attesta intorno al 26,4% in ambito metropolitano. E quindi, come dire, questo rappresenta in qualche modo l'elemento di maggiore differenziazione tra il dato regionale e quello metropolitano, purtroppo negativamente preminente. Per l'istruzione e la formazione ci è sembrato particolarmente rilevante evidenziare la percentuale dei giovani che non lavorano, cioè i famosi NEET o NIT, come qualcuno li definisce, a seconda che lo pronunci, come dire, in italiano o in inglese, che non lavorano e non studiano. C'è una differenza tra i valori che abbiamo rilevato a livello locale con quelli rilevati a livelli nazionali di oltre 15 punti percentuali. Anche particolarmente importanti sono i valori che relativi ai livelli di competenza alfabetica e numerica degli studenti, dati INVALSI, dove i dati rilevati a livello metropolitano sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli regionali, ma sono molto diversi da quelli nazionali e purtroppo confermano un ritardo di quest'area metropolitana e in generale dell'intera regione Campania rispetto al resto del paese. Per quanto riguarda i caratteri socio-economici, abbiamo indicatori che potete vedere anche in ordine a livelli occupazionali o di disoccupazione, che sono sempre più gravi rispetto alla situazione sia nazionale, per esempio la disoccupazione, vedete il dato del 10% Italia, 20 Campania e 23,3 Napoli, per quanto riguarda proprio il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 74 anni. Ma ciò che è più grave, la riga successiva, il tasso di disoccupazione giovanile è addirittura rilevato del 45,3% per Napoli rispetto alla Campania 40, che è già molto grave, e soprattutto quello medio italiano del 22. Insomma, ci sono dei dati francamente allarmanti e non so se questi dati non solo sono rilevanti a livello di area metropolitana, ma naturalmente a livello regionale, e penso soprattutto di chi si deve preoccupare e occupare della programmazione regionale, questi dati che temo abbiano un ulteriore aggravamento nell'ultimo anno di riferimento dovranno essere idoneamente considerati per le attività programmatorie di sviluppo che possono essere compiute. Io mi fermerei, qui rispetto alle cose essenziali che volevamo evidenziarvi. Naturalmente siamo a disposizione se serve dare qualche chiarimento alle persone che sono in chat, che avevo visto 44 attualmente, quindi un discreto numero di partecipanti o di osservatori o comunque di addetti ai lavori. Ringrazio ancora la dottoressa Antonella Bianchino per questa opportunità che ci ha offerto e spero, speriamo di aver dato un piccolo contributo, ma naturalmente ci ispiriamo al Kaizen, giapponese, quindi tendiamo al miglioramento permanente sia nei nostri rapporti di collaborazione istituzionale e sia dello sviluppo delle nostre comunità. Grazie ancora. Bene, grazie a te. Prima ci sono due domande, ho visto la chat ci sono domande, ma prima volevo ricordare una cosa che nel leggere, nel documentarmi per fare la presentazione, negli atti dell'ultima conferenza nazionale di statistica del 2018, la dottoressa Buratta, il nostro capo dipartimento, citò una frase del professore De Rita, cioè per conoscere la società bisogna conoscere il territorio. Io mi auguro che con questi interventi di oggi abbiamo un po' stimolato la riflessione sui dati territoriali e sull'importanza degli stessi per una lettura approfondita.
e quindi veramente spero che sia stato utile. Ricordo che i fascicoli della Campania e della Basilicata sono presenti sul nostro sito, l'intervento di oggi, l'evento è stato registrato e siamo sempre a vostra disposizione. Allora, leggo intanto le due domande che sono pervenute. Una ci è stata posta dal dottor Maurizio Russo, che è responsabile del settore urbanistica, direzione generale per il governo del territorio della regione Campania. Il dottore Russo ci chiede se ci sono i dati per nuclei familiari al 2019. Per velocizzare, siamo un po' fuori tempo, rispondo io. Allora, come ha detto anche il direttore Gazzelloni in apertura, questi dati saranno pubblicati ottobre 2021. Quindi abbiamo ancora una seconda domanda del dottore Mastrangelo. Il dottore Mastrangelo è il responsabile dell'ufficio di statistica della provincia di Potenza, quindi mi fa piacere, sono state rappresentate le due realtà che oggi abbiamo, di cui oggi abbiamo parlato. E il dottore Mastrangelo invece ci chiede che, diciamo, dato che il censimento continuo dal punto di vista tecnico è cambiato, una rilevazione continua e campionaria, se i dati sono ottenuti, sono confrontabili rispetto a quelli degli anni passati o se ci sono degli elementi di criticità da attenzionare. Ovviamente i dati sono confrontabili, la metodologia che è stata sviluppata consente la confrontabilità nello spazio e infatti, come avete visto, noi stessi abbiamo presentato una serie di informazioni confrontandole con quelle degli anni precedenti, sia con il censimento del 2011 che con quello del 1951. Ovviamente queste per le variabili per le quali è stato possibile affinare questa metodologia. Ancora io voglio ringraziare il dottore Loffredo, responsabile dell'ufficio di statistica e non solo del Comune di Napoli, perché il responsabile in realtà dei servizi demografici e statistici e nonché dell'ufficio comunale di censimento del Comune di Napoli, perché devo dire, lui ci ringrazia, ringrazia l'ufficio, ringrazia me per la collaborazione, il supporto e la sinergia che si è creata nel tempo. Sinergia, leggo testualmente, che ha permesso all'amministrazione della città di Napoli di conseguire importanti risultati per il censimento. Ecco, io ringrazio veramente il dottore Loffredo per questa testimonianza di quanto si fa sul territorio per avere dati di qualità. L'ha detto il dottor Menghinello all'inizio, diciamo, nella sessione plenaria, come i dati che otteniamo, che pubblichiamo, la qualità parte innanzitutto dalla raccolta dati, quindi da quello che riusciamo a fare in fase di raccolta dei dati, anche in fase di raccolta dei dati. Bene, io non vedo altre domande nella chat dedicata, quindi a questo punto ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti per l'attenzione che ci avete dedicata, ricordo che questa sessione e le altre sono state registrate, ricordo che le slide saranno disponibili e ricordo anche la disponibilità dei fascicoli con il commento e i dati che sono stati presentati. L'ufficio Istat della Campania e della Basilicata sono a vostra disposizione se volete ulteriori chiarimenti, ulteriori approfondimenti. Ringrazio i relatori, ringrazio di nuovo il dottor Meola, ringrazio tutti i colleghi che hanno realizzato gli interventi e spero di incontrarci presto, semmai in presenza, per altri convegni. Grazie di nuovo.